200.000 ambulanti italiani chiedono con forza l'estromissione del commercio sulle aree pubbliche dalla direttiva Bolkestein, il provvedimento con cui la Commissione europea ha inteso favorire la libera circolazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere tra i vari paesi. Ad Andria le associazioni Un'impresa, Bat Commercio 2010, CNA Puglia, ACAB e Casa Ambulanti Italia hanno incontrato le delegazioni degli ambulanti provenienti da ogni parte della Puglia per fare il punto della situazione sulla nota emanata dalla Regione dopo l'incontro positivo con le stesse organizzazioni avvenuto negli scorsi giorni a Bari, alla presenza dell'assessore regionale Loredana Capone e delle due dirigenti di settore. L'impegno assunto dalla Regione è stato quello di dare seguito alla mozione adottata in Consiglio con la quale si intende far uscire il settore del commercio ambulante su aree pubbliche da quanto previsto dalla direttiva Bolkestein. Le proteste degli ambulanti infatti riguardano principalmente l'obbligo di messa al bando delle concessioni in scadenza di spazi pubblici e beni demaniali. Vedersi espropriati praticamente le proprie licenze dopo che le hanno ereditate o hanno addirittura fatto degli atti notarili legali, come si sa si pagano tasse e tutti gli accessori vari quando si fa un atto, da un momento all'altro si vedono espropriato appunto un ramo della loro azienda, del loro lavoro. L'assessore Capone garantisce in una nota che sarà adottata quanto prima una delibera di giunta regionale che permetta a comuni ed ambulanti di operare in maniera chiara ed univoca. Intendiamo supportare la proroga dei bandi, sottolinea la Capone, consentendo ai comuni di riaprire i termini qualora li abbiano già chiusi, arrivando sino ai primi mesi del 2018. La Regione vuole infine salvaguardare l'anzianità e la professionalità di operatori che oggi vivono una condizione di precarietà ed incertezza. Un documento importantissimo, dicono gli ambulanti ad Andria, che ridà dignità e speranza all'intera categoria.